Da settimane ormai la curva dei contagi da Covid-19 sta salendo vertiginosamente anche in Svizzera, travolta dalla seconda ondata. Ad essere sotto pressione sono alcuni cantoni francofoni dove gli ospedali sono ormai quasi tutti al limite. Si rischia un collasso. Secondo gli operatori sanitari locali, tra pochi giorni tutti i posti letto potrebbero essere pieni. Il primario di terapia intensiva dell'ospedale di Neuchâtel ha fatto sapere che ha dovuto trasferire un paziente in condizioni stabili in un'altra struttura per far posto a un malato Covid in condizioni gravi. Nel suo reparto non c'è più posto. Ormai da giorni siamo costretti a fare questo, dice il professore Zender. Sta diventando la prassi, l'unità è sempre piena. I nuovi casi aumentano sempre di più, 103.000 le infezioni complessive avvenute negli ultimi 14 giorni, con una media di oltre 230 ricoveri giornalieri e il personale sanitario che ormai è stanco e provato. Siamo esausti mentalmente e fisicamente, ci vuole energia, ma siamo tutti sotto stress, dice l'infermiera capo dell'unità di terapia intensiva dell'ospedale di Neuchâtel. Per fortuna c'è chi dice anche che stiamo facendo un ottimo lavoro. Intanto, dal Consiglio federale nei giorni scorsi è arrivato il via libera per l'impiego di un massimo di 2.500 militari. Dovranno fornire un aiuto presso le strutture sanitarie.